Ciao a tutti amici dell'olivo e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento a vaso policonico su questa pianta qui. Questa pianta è stata posta a dimora all'incirca 2 anni e mezzo fa, varietà Frantoio, e come possiamo vedere si trova in un ottimo stato di salute. Quindi oggi facciamo quei tagli che ci consentano da un lato di continuare ad impalcare questa pianta secondo il metodo del vaso policonico e dall'altro ci consentano anche di andare ad eliminare tutti i rami presenti al di sotto della nostra impalcatura. Questo perché, come si può vedere dall'elevata quantità di erba e anche diciamo dal favino che abbiamo seminato tra le file, quest'anno per la prima volta andiamo ad effettuare un inerbimento permanente e quindi per andare a eliminare l'erba andremo ad usare una trincia che appunto dovrà andare a trinciare sia l'erba sia il favino e ovviamente sia i residui di potatura. E tuttavia, per cercare di avvicinarsi il più possibile al tronco, è indispensabile che non ci siano delle ramaglie troppo basse perché altrimenti queste potrebbero essere rotte. E quindi dobbiamo necessariamente eliminare, diciamo, anche i rami presenti al di sotto della nostra impalcatura. Motivo per il quale l'impalcatura principale, diciamo il punto da cui nascono le branche primarie, si sceglie ad un'altezza di, diciamo solitamente minimo 1 metro, indipendentemente dalla forma di allevamento che si va ad utilizzare. Questo perché si agevola il passaggio degli attrezzi e quindi è altamente improbabile che si vengano a rompere delle branche primarie, e anche perché se poi viene effettuata la raccolta con lo scuotitore deve avere insomma un appiglio importante nella parte di sotto, quindi sul tronco, e il tronco deve essere libero da rami e ovviamente anche da branche. Quindi è questo il motivo del perché le piante di solito si impalcano ad un'altezza di minimo 1 metro. Ovviamente vanno bene anche gli 80 e 90 centimetri, ma meglio addirittura se è 1 metro e 10, 1 metro e 20. Comunque adesso procediamo con i tagli. Sul mio sito micheleoraziogiannone.com puoi trovare informazioni aggiuntive ai video, acquistare dei calendari di concimazione, chiedermi una consulenza dal vivo e molto altro. Dagli un occhio, micheleoraziogiannone.com. Adesso andiamo a sistemare meglio la pianta al tuture con dei legacci in plastica non animata. Perfetto. Allora, ho effettuato prima questa operazione perché il tronco, per andare a scegliere i rami da eliminare e quelli da lasciare, deve essere dritto, altrimenti si corre ovviamente il rischio di fare la scelta sbagliata, poi andare a raddrizzare l'albero e ci si rende conto che si è sbagliato il taglio. Perfetto, a questo punto come possiamo vedere si potrebbero fare numerosi altri tagli, tuttavia siamo riusciti ad individuare in maniera pressoché perfetta 1, 2, qui dietro c'è un'altra branca molto completa e 3 e 4 voglio dire, quindi abbiamo 4 branche perfettamente disposte diciamo a 90 gradi, quindi che esplorano in maniera molto buona lo spazio intorno. Pertanto adesso evitiamo di fare ulteriori tagli che in questo momento diciamo dalla vita di queste piante non avrebbero senso. Inoltre quest'anno andiamo a vedere nel dettaglio tutte le operazioni che vado a mettere in campo nei miei 4 oliveti e quindi andiamo a vedere le concimazioni al suolo, le concimazioni fogliari, i trattamenti, ripresa vegetativa che sta iniziando praticamente adesso, la fioritura, la legagione, la produzione. Andiamo a vedere anche per la prima volta come diciamo questo inerbimento che andiamo a fare, insomma, come che cosa succederà.
E quindi sicuramente vi mantengo aggiornati su tutto, ma mi raccomando, iscrivetevi al canale. Inoltre tutti gli attrezzi che abbiamo utilizzato in questo video potete trovarli nei link qui giù in descrizione. Come sempre, amici dell'Olivo, vi ringrazio infinitamente per l'attenzione. Se avete delle domande o dei commenti, fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!